Allora, infatti, noi abbiamo per esempio, no? Per esempio, abbiamo un Wojtyla che dalla Repubblica l'8 febbraio 1999 dice: più figli e meno edonismo. Wojtyla invita gli sposi a non essere egoisti, a fare tanti, tanti figli. Non siate egoisti, gli dice, perché siete così egoisti e non fate figli, no? E subito sotto c'è Laia, sempre la Repubblica dell'8 febbraio 1999, inizia oggi la conferenza mondiale del Fondo per la popolazione dell'ONU. 100 milioni di coppie chiedono aiuto per smettere di avere figli. In molti paesi il tasso di fertilità scende troppo lentamente e la crescita demografica crea problemi drammatici. Mancano i fondi necessari ai programmi educativi e alle campagne di difesa dei diritti delle donne. Ma sai, Wojtyla gli piace tanto la miseria, lui ama la miseria. Pronto? Pronto? Sono Dodo. Dimmi. Ciao. Ciao. È tanto che non ti sento. E ho dovuto stare un po' ammalato. Allora, quest'oggi sono riuscito a prendere gamma 5. Volevo chiederti una cosa. Chi è la stronza dell'India? La A che macellaia? scrivi? La macellaia? La chiamano Teresa, che è una roba del genere. Ma stai Oh, guarda che ho parlando? fatto almeno 20 trasmissioni per provarlo, eh. Non mi chiedere le prove. Ma io non ti chiedo mai prove. Ma stai parlando di quella che chiamano Madre Teresa di Calcutta? Proprio di lei. E quella sarebbe la macellaia? Esatto. Perché? Perché ha costruito campi di sterminio. Come? Ha costruito campi di sterminio, che lei fa chiamare ospedali, mentre invece sono solo campi di sterminio. Le prove le ho già date in altre trasmissioni. Va Ma guarda, io non sono mica d'accordo con te. bene, ok. Ma sei stato in India? Va bon, dai. Sei stato in... Senti, di quello che devi dire e non ho voglia di discutere, perché davanti a pulsioni di morte, davanti a stragi, davanti ai campi di sterminio, io ho poca voglia di discutere. O una persona guarda in faccia la vita, oppure non ho voglia di Ma sei discutere. stato da Va bon, me? dai. Dimmi quello che devi dire e buonanotte. Ma se, guarda che io non voglio mica Ok. insultarti, sai, voglio, sto parlando così, così apertamente, siccome ho sentito questo, ho detto io non sono d'accordo con te, Io ho fatto cioè, altre 10 ma si può non trasmissioni. essere d'accordo con te? No, non si può non essere. Cioè, per non essere d'accordo con me, si documenta quello che si dice. Ho detto se sei stato in India. Ti ho chiesto se tu documenti quello che dici. Quelli sono solo campi di sterminio dove la gente viene portata a morire e si impedisce alle persone di curarsi. Ma guarda che ti sbagli. Ah, davvero? Io l'ho già provato questo, adesso provamelo tu. Ma tu, allora, vai a Io ho vedere. preso le documentazioni da parte dei medici inglesi, le relazioni di altri libri e ho documentato quello che ho detto. E sono dei campi di sterminio. Ma guarda che non è vero. Vabbè, ok, Ti ciao. dico di Ti più. lascio la tua opinione, però non voglio discuterla. Ascolta, guarda che lei... Dodo, non voglio discutere a No, questi guarda livelli. che lei Dodo, non rispetta, voglio discuterlo ascoltami, più. guarda che lei Senti, rispetta. questa stronza ha derubato i poveri americani! Li ha derubati portandogli via soldi! E quando il giudice gli ha mandato una lettera dicendo restituisca i soldi, lei non li ha restituiti! Ma se Questa adesso... stronza era l'amica di Duvalier! Guarda... Questa stronza era l'amica del cardinale Laghi, quello che ha macellato la gente in Argentina! Guarda che tutti i soldi che ha preso Ok? del premio Nobel Li ha rubati! li ha dati tutti ai Sei poveri. non dire cazzate, ha macellato i poveri. Ok, ciao, va. Guarda che li ha dati tutti Ciao, a loro, guarda ciao. che ti sbagli. Allora, il problema è questo. Io so perfettamente che ai cristiani gli piace sterminare le persone. Lo so perfettamente. Sto perfettamente che usano l'inganno, la truffa, la perfidia più bieca e più assurda. La macellaia dell'India è solo una macellaia, ve l'ho già dimostrato, ve l'ho detto, ve l'ho ridetto, e adesso sono anche stufo, perché è allucinante che i cristiani non guardino in faccia la vita, ma preferiscono costruire campi di sterminio. Chiaro questo? Questo ormai l'ho dimostrato, stradimostrato, hanno due palle così. Perché chi costruisce campi di sterminio e viene a dirmi che fanno bene a costruire campi di sterminio ed è proprio per gli sterminati che vanno costruiti i campi di sterminio, beh, è veramente allucinante. Dopodiché, documentatevi. Io ho dato anche i titoli dei libri, fra le altre cose.
Vabbè, andiamo avanti, va. Condannato sito internet dal Tribunale di Portland, ha vietato la divulgazione sulla rete di nomi, foto e dati personali di centinaia di medici che praticavano interruzioni della gravidanza. Praticamente da questo sito internet partiva il massacro dei medici che praticavano l'aborto. Pronto? Postore che esista! Sì, però io ti ho messo in linea, no? Allora, i cattolici devono pagare 180 miliardi che avevano creato un, perché avevano creato un sito internet con nomi, non sono cattolici, sono sempre cristiani comunque, in ogni caso la Chiesa sembra che non c'entri, però c'entra la sua educazione, e indirizzi di medici definiti macellai di bambini che praticavano l'interruzione della gravidanza. Una corte di Portland ha raccolto la denuncia dell'associazione Pianificazione Familiare di Medici Abortisti di una clinica. I legali degli imputati che faranno ricorso hanno invano sostenuto che il sito internet e il suo contenuto sono protetti dal primo emendamento della Costituzione USA che tutela la libertà di espressione. Pronto? Cuoco a te. Bene. Allora, la presidente di Planned Parenthood, Gloria Feld, afferma che la giuria ha considerato il sito per quello che è una lista di obiettivi per i terroristi. La corte dice semplicemente tacete. Protesta invece l'avvocato degli imputati, Michel Bray, è un attacco osceno al diritto di parola. Il processo è durato 3 settimane e i giurati hanno impiegato 4 ore e mezza per il verdetto unanime. Pronto? E, per proteggere i giurati da rappresaglie di estremisti antiabortisti, il giudice ha dichiarato che i nomi non saranno mai resi noti. Nonostante il verdetto, i condannati hanno annunciato che non cambieranno tattica perché, come ha detto una delle condannate, Caterina Ramei, questa sentenza offende la morale e la Costituzione. Il sito web incriminato si chiama Nuremberg Files, con riferimento al processo di Norimberga dove un tribunale militare alleato nel 1945 condannò a morte all'ergastolo per crimini di genere. Pronto? Sì? Sì. Normalmente non sono d'accordo con quello che dici, ma non, questo non fa niente. Ma quello che hai detto su questa madre Teresa è ancora peggio, quello che hai detto tu. Perché lei ha rubato i bambini alla madre per venderli in Occidente. Senza la madre sapevano niente. E non soltanto questo, è una cosa incredibile. Hai capito? Ho capito. Non soltanto quello, Però qui in Italia abbiamo una barriera mentale che impedisce di mi chiamare. Mi parli un po' più perché non ho la radio accesa, dimmi tu. In Italia esiste una vera e propria barriera mentale? No, anche perché tutti i soldi che ha incassato, ma miliardi, non ha dato ai poveri, è finito tutto nel Vaticano, Lo so. Ma regge la propaganda. Ma non soltanto, anche le medicinali che arrivano ancora da tutto il mondo, loro vendono, non danno ai poveri. Ma sappiamo che si rifiuta di curare le persone perché le persone devono morire per Dio, lo sappiamo devono questo. Devono morire per Dio, esatto. Per grazie di Dio. Sì, ma lo sappiamo. Hanno mai aiutato a nessuno, hanno soltanto incassato. No, ma si è addirittura rifiutata di portare le persone in ospedale che potevano guarire con niente. Perché io prendo ogni settimana lo Sterno, questa rivista proprio famosa in tutto il mondo, sì. No? Ma quando sono gli articoli ti si alzano i capelli, Ma senti, me ne puoi ritagliare qualcuno, anche se sono in inglese, in lingue che non conosco, non ha importanza. Non ho capito. Me ne puoi ritagliare qualcuno di questi articoli? No, mai, quando l'ho letto l'ho butto via. Ah.
ma sono cose proprio incredibili, sì, ho mai pensato una cosa che è possibile. Guarda, è meglio, è più di, peggio del medioevo. Guarda, io divento furioso davanti a queste cose, perché se veramente... No, anch'io, perché ma resti senza parola, eh. Sì, poi sento persone che... Non puoi neanche immaginare che cosa ha fatto. Lo so, ma io lo so, perché non perché dovevano io... Dovevano soffrire, dovevano... Io non ho bisogno di andare là. Anche se avevano tutti i cibi nel come si dice, da parte, non hanno dato niente. Sì, sì. No, ma io... E dopo hanno incassato per la scuola, non ha mai fatto una scuola per i bambini. Ma infatti, no, perché non devono costruirsi, le persone non devono morire per Dio, lo so. Sappiamo cosa ha fatto a Bhopal, una cosa veramente dai, pazzesca. Su questo hai proprio ragione, va bene, ti lascio. Grazie, ciao. No, io divento furioso davanti a queste cose, perché c'è un detto anche nei che è ripreso anche nei Vangeli, che però non è cristiano, no? Vediamo un attimo. Pronto? Claudio, sono Mario. Ciao Mario. Allora, io non ho elementi per contraddirti e neanche per essere d'accordo con te, però mi interessa e ti ascolto. Ti ho telefonato non tanto per darti la solidarietà, che non ne hai bisogno, però il fatto che hai toccato la sensibilità di qualcuno e vedo 10 persone, 5 quante sono, che ti hanno messo giù il telefono oppure ti dicono qualche parolaccia, questo mi fa sì che mi accende qualcosa in me che mi interessa ancora di più di sentire, perché sento che stai toccando qualcosa che dà fastidio a qualcuno che ha la testa ben predeterminata, no? Questo vuol dire che è interessante. Io, ci sono delle trasmissioni, anche dopo di te, per esempio, che non mi interessano, non sono d'accordo su niente. Chiudo la radio, cambio trasmissione e mi ascolto qualcos'altro. Non c'è mica bisogno che io prenda quel signore e dica sei un deficiente, non so. Io lo penso, però me lo tengo per me. So che quel signore è un deficiente, ma chiudo la radio e mi metto bella e monella, sento qualcos'altro, non so. Non vedo perché devo chiamare e disturbare quando è della gente, per esempio, la tua trasmissione mi interessa, anche se non riesco a capire proprio perché ho i miei limiti, però mi interessa, e il fatto che tu stai suscitando l'ira di qualcuno mi interessa ancora di più. Ciao. Grazie, ciao. Intanto grazie per questa telefonata. Ma dicevo, nei Vangeli ufficiali c'è un pezzo che dice, no, vabbè, vediamo un attimo, pronto? Vabbè. Dice, se uno offende il padre, cioè non succede niente, se uno offende il figlio non succede niente, se uno offende lo Spirito Santo sarà maledetto in eterno o non gli sarà perdonato, più o meno è questo. In realtà questa frase viene fuori dai Vangeli da Tommaso di Didimo. Sì, pronto? Ciao. Viene fuori dal Tommaso Didimo e dice, pronto? Dice, chi offende il padre, cioè chi offende necessità e intento, non gli succede niente, cioè puoi tranquillamente offendere necessità e intento. Chi offende lo stregone, che offende l'apprendista stregone, non gli succede assolutamente niente, cioè lui è liberissimo di offendere chi vuole. Ma chi offende la vita, chi offende lo sviluppo della vita, chi offende il tentativo della vita di espandersi, veramente è maledetto, veramente nulla di buono gli può cogliere. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, parlate della lebbra. Della lebbra. Ascolti, io le do una testimonianza che ho visto. Io ero in Libia, allora ho conosciuto una signora che era moglie di un professore all'ospedale di Bengasi, e io passavo per andare al mercato, passavo sotto le sue finestre dove aveva lo studio questo professore. Questa signora andava al giardinetto con la bambina, e la bambina avevo anche io, ci si incontrava e si parlava. Allora mi ha detto,
un giorno, signora, ci siamo tanto meravigliati vederla che di mattina entrava nel bar. E poi ci siamo accorti che andava a scambiare i soldi per dare l'elemosina a un negro che era seduto lì per terra. Allora, lo sa lei chi è quel mendicante? Chi è? Allora ho detto, no, non lo so, è un lebroso, signora. Allora mi ha detto, ho parlato con mio marito, un giorno l'accompagnerò nel suo studio all'ospedale per fargli vedere che ricerche che fanno sulla lebbra. Prima di tutto lì a Bengasi la lebbra non intaccavano i bianchi, era soltanto gente di colore. Vivevano meglio? Eh? Vivevano meglio? Sì, insomma in tutti i modi. Allora si vedeva passare per la strada gente senza palpebre, senza labbra, possibilmente senza una gamba. Insomma, si vedeva che avevano la lebbra, che l'hanno anche curata, perché quel professore curava proprio i lebrosi. Allora, un giorno mi ha accompagnato nello studio all'ospedale. Era disteso su un lettino uno di colore. Insomma, allora questo professore, per sondare a che punto c'era la lebbra, aveva in mano, sa, quei aghi di materassaio e l'ha conficcato dentro nel polpaccio, che poi era un polpaccio scarnito, che non era quasi niente di carne. Non l'ha fatto per così a piombo, per lungo. Lo sa che quel ammalato di colore non si è neanche mosso, si era perché ormai aveva nervoso. La carne completamente morta, insensibile. Aveva toccato il sistema nervoso. Eh? Aveva toccato il sistema nervoso? No, la lebbra. Aveva distrutto prima, il sistema nervoso. Prima uccide la sensibilità e poi smangia la carne. Io queste cose qui le ho viste, certo. Però le ripeto che lì la nostra razza bianca non prendeva la lebbra. Per forza, stava bene, mangiava bene. Come? Mangiava bene. Non vuol dire niente, sì. Mangiare, non mangiare. No, non vuol dire niente mangiare, non mangiare. Insomma, non si stava mica male. Insomma si aveva sempre abbastanza da vivere, insomma, in tutti i modi. Non vuol dire niente. Va bene. Sono le malattie contagiose che attaccano la gente. Noi altri, insomma, come le ripeto, ma girava la moneta, sì. Insomma, eravamo più o meno non a contatto diretti, ma però per la strada si camminava anche noi. Va bene. Però insomma, in tutti i modi volevo grazie. Dire. Grazie. Io devo ringraziarti perché sto per chiudere la trasmissione. Ma lo sai chi sono io? No. Io sono mamma Maruska. Oh, che bello! Allora io sono giovanissima. Sì, sei giovanissima, sì. Allora, buoni studi e trasmissione veramente, veramente interessante. Grazie. Però ho voluto darti questa testimonianza. Grazie infinite. Ecco, buonasera. Buonasera e grazie. Cioè, grazie. Io non posso più prendere telefonate perché la mia trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo è finita in questo momento. Io non vedo Mario, però intanto adesso io chiudo qui la trasmissione perché giustamente il mio tempo è scaduto. Metto un po' di pubblicità al limite e poi vedremo cosa riesco a fare. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, io sono Claudio Simeoni, rimarrò qui in regia, prenderò sul telefono adesso, fra un po' prenderò sulle telefonate in privato, se volete parlare, va bene, insomma, anche se volete insultarmi, va benissimo, tanto sono qui in regia. E io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e vi ricordo la conferenza che teniamo presso Carrosseria, in via Camarcello 14 a Mestre,
dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Cristianesimo e cattolicesimo come distruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani». Relatore Claudio Simeoni. Appuntamento sabato 20 febbraio 1999 presso Carrosseria a Mestre, via Ca Marcello 14. Grazie e a risentirci alle ore 19, mi raccomando.